che bella la neve, vero? Supercella è tipo appunto questo fenomeno atmosferico, no? Molto particolare, un tipo di tempesta, no? È il pezzo secondo me che funziona meglio, Supercella, proprio come struttura, come è figo come si trasforma, no? Però all'inizio forse è un po' troppo semplice, non so, avrei voluto magari, però vabbè, io ho il vizio di complicare un po' le cose. Veniamo dal vecchio disco che era un trionfo di accordi, no? Cioè un cazzo di bordello scrivere i pezzi, era molto complicato da suonarli. Non erano difficili in sé, erano difficili per le nostre capacità. Invece a sto giro l'idea è di stringere, ok, tutto quello che è superfluo lo togliamo, no? E Supercella infatti è un pezzo fondamentalmente fatto di tre accordi. Ho voluto spingere tanto sulla melodia della voce. Ho cercato di usare sempre la struttura dove hai due versi iniziali, poi cambia il verso, poi c'è il ritornello, no? Cioè una struttura abbastanza pop, strana, cioè niente di spettacolare. Poi il pezzo si trasforma da solo però, ma la linea di voce è ridondante e però mutevole subito, no? Cioè l'idea è cambiamola immediatamente e lavoriamo sui falsetti, su tante cose, cioè su movimenti di voce più complicati. Perché non so, cioè accontentarsi, e lo parlo per esperienza personale, no? Cioè mi sembra sempre così un po'. Cioè io sono uno che si accontenta, no? Mi accontento troppo anche delle volte, capito? E quindi io cerco di portare la mia soglia di come si dice, soddisfazione oltre la soglia di soddisfazione di un potenziale audience, diciamo, un potenziale ascoltatore. Però la verità è che poi no, ma io penso che bisogna essere estremamente severi col proprio lavoro, cioè nel senso, sennò che cazzo stai a fare? Lo fai così? Cioè, una vita spesa a non lasciare niente, vabbè, cazzo. No. We'll be right back.
Sì, sì. Facciamo fare così. Boh, sì, ce l'hanno prima. Il resto è a posto, sembra. Il resto è una bomba. È uscita perfetta. Ascolta, fai. Sto. Bish, bish. Ok? Li fai? La finale? Bish. Non hai fatto i due bish finali. It seems.